Mamma in radio, buono a sapersi. Buongiorno a tutte, siamo qua nella rubrica Buono a sapersi, la rubrica delle cose burocratiche, pratiche e utili, e abbiamo in collegamento Skype Daniela Ivaldi, direzione marketing di Eudaimon. Ciao Daniela. Buongiorno a voi. Chi è Eudaimon e quali servizi offre? La missione di Eudaimon è quella di aiutare le imprese a crescere attraverso il coinvolgimento dei collaboratori. Il nostro obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità della vita e del lavoro dei dipendenti, portando soluzioni concrete alle problematiche quotidiane di ciascuno di noi direttamente sul posto di lavoro. Il tutto muove dalla convinzione che l'attenzione che l'azienda dimostra alle sue persone produca un ritorno positivo, ovvero che un collaboratore più sereno e più capace di gestire quindi lo stress sia anche un collaboratore più produttivo e quindi più utile all'azienda. Proponiamo soluzioni e servizi che toccano le 5 dimensioni del benessere e del welfare in azienda, sì. Cioè la famiglia e gli affetti, quindi la cura e l'educazione dei figli e l'assistenza ai familiari anziani, sì. La salute, il tempo, cioè le soluzioni per gestire le coincidenze quotidiane, il risparmio e le relazioni, quindi tutto l'ambito più legato alla cultura, all'intrattenimento e alle iniziative sociali. Questi servizi sono resi gratuitamente alle persone, cioè i costi vengono sostenuti dall'azienda oppure possono prevedere un contributo da parte dell'utilizzatore diretto. Diciamo poi che il nostro approccio parte sempre da un'analisi dei bisogni effettivi della popolazione aziendale, uh-huh. con l'obiettivo di costruire dei programmi di welfare che siano davvero capaci di soddisfare i bisogni delle persone. Quindi affianchiamo l'azienda sia sul fronte della consulenza che su quello della progettazione ed erogazione dei servizi alle persone, senza dimenticare la comunicazione e l'interazione diretta con l'utente dipendente, che è fondamentale per il successo di ogni progetto di welfare. Bello. Inoltre manteniamo un presidio forte, direi, presso le aziende clienti, uh-huh. attraverso sportelli in azienda che prevedono la presenza costante di nostre persone, quindi persone Eudaimon. E a questo proposito ascolterete successivamente la viva voce di Manuela Colletti, mia collega che segue ormai da 4 anni il nostro cliente Edison. Benissimo. Senti, so che la vostra azienda opera da 10 anni nel welfare aziendale, parola molto in voga oggi. Possiamo dire che in questo senso siete stati veramente i pionieri di questo settore in Italia. Quali sono gli ingredienti per il successo? Sì, esattamente, abbiamo appena compiuto 10 anni, un traguardo certamente importante che rappresenta per noi un nuovo punto di partenza. Ovvio, va riconosciuta una certa lungimiranza e visione ai fondatori di Eudaimon, che sono peraltro gli attuali soci, perché uh-huh. effettivamente nel 2002 parlare di attenzione alle persone, di people care in azienda, non era così di moda come oggi. Adesso, grazie all'esperienza decennale e alla volontà continua di innovazione, ci posizioniamo come una realtà leader del settore e credo di poter dire forse l'unica con una proposta mirata e integrata per il welfare aziendale a 360 gradi mm-hmm. in Italia. Abbiamo fatto nascere in questi 10 anni e accompagnato alcuni dei principali programmi di welfare aziendale all'interno di grandi imprese e abbiamo fatto crescere e siamo cresciuti, possiamo dire, insieme ai nostri clienti, sempre cercando di rimanere molto agganciati alle reali esigenze delle persone. Questo certo. è un po', possiamo dire, il caposaldo del modus operandi di Eudaimon. Bellissimo. Altro punto fondamentale è la diffusione e il dibattito sulle tematiche del welfare, quindi con questo spirito nel 2009 abbiamo rilanciato la nostra missione dando vita insieme ad un gruppo di importanti aziende amiche del welfare al network imprese e persone, che propone di fatto un innovativo modello interaziendale non solo per lo scambio reciproco di competenze ed esperienze mm-hmm. ma anche proprio per la gestione di servizi di welfare in una logica di rete. Bellissimo. Quindi in conclusione possiamo dire che per fortuna, nonostante la crisi, in questi 10 anni è cresciuta e continua a crescere la consapevolezza delle aziende del valore del welfare come risorsa e anche come messaggio di fiducia nei confronti dei collaboratori. Bene, molto bene. Senti, secondo voi, dato appunto che siete tra i leader proprio di questo settore, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un'azienda per dare un sostegno concreto alle donne? Da un lato ci sono certamente gli aspetti legati alla sfera contrattuale e all'organizzazione del lavoro, quindi la flessibilità oraria, sì. il part-time che deve essere una possibilità reversibile, certo. Il lavoro e il sistema dei congedi parentali. Questo
tutto ciò va di passo, pari passo con interventi al quadro normativo da parte del governo. Quindi qualcosa è stato fatto anche molto recentemente, vedi il bonus di 300 euro al mese che appunto la Fornero ha proposto per il pagamento della retta dell'asilo come voucher babysitter per le mamme che rientrano al lavoro prima. Molto altro si potrebbe ancora fare, anche con proposte originali e innovative. Pensiamo alla Germania, dove il ministro della famiglia Christina Schröder ha addirittura proposto dei congedi parentali per i nonni, dato l'aumento dell'età pensionistica. Ecco, poi è chiaro che entrando un po' più nella fattispecie dei nostri servizi, ci sono tutta una serie di agevolazioni e aiuti concreti che Eudaimon può implementare direttamente sul posto di lavoro per facilitare la vita di noi donne e favorire soprattutto la conciliazione famiglia-lavoro. Certo. Parlando in tema di maternità, abbiamo i percorsi di rientro e di genitorialità, le convenzioni con gli asili, i campus estivi e i corsi di formazione per i ragazzi, la consulenza pediatrica e pedagogica o il supporto per l'acquisto di libri scolastici. Sul fronte del risparmio di tempo, sappiamo quanto sia prezioso, insomma, noi mamme lavoratrici siamo sempre di corsa. Qui possiamo prevedere lo sportello per il disbrigo di pratiche, piccole commissioni, la lavanderia, la spesa online o ancora l'assistenza auto. Bellissimo. Ultimo, ma non meno importante, il benessere fisico, che è una componente Certo. importantissima per gestire i nostri delicati equilibri femminili. Quindi andiamo dalla prevenzione medica per arrivare al fitness e al relax con palestra e sessioni di massaggio in azienda. Quindi anche qualche coccola, diciamo che non guasta. Ma bellissimi i servizi che date, fantastici. Senti, con quali aziende lavorate? Diciamo che i nostri principali clienti sono aziende grandi o multinazionali che per prime hanno dimostrato sensibilità nei confronti di queste tematiche. E a questo proposito sentiremo tra poco anche l'esperienza diretta di Trenitalia, che è uno dei nostri maggiori clienti. È anche vero che il mercato si sta muovendo e il progressivo arretramento, ahimè, del welfare pubblico spinge anche le piccole e medie imprese ad occuparsi delle loro persone. Questo perché esigenze quali il sostegno al reddito, la conciliazione famiglia-lavoro, l'accesso ai servizi assistenziali sono trasversali a tutta la popolazione e dunque a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dalla collocazione geografica. Perciò, da questo punto di vista, Eudaimon già da un po' di tempo si sta impegnando per declinare la propria offerta e renderla facilmente accessibile e sostenibile anche ad aziende di dimensioni minori. Benissimo. Senti, quali progetti state curando in questo preciso momento? Beh, diciamo che nell'ultimo anno ci siamo concentrati su due tematiche molto attuali. Da un lato quella del risparmio, quindi attraverso la stipula di accordi con importanti realtà commerciali, con l'obiettivo di fornire ai dipendenti delle nostre aziende clienti sconti e agevolazioni particolari. E dall'altro la cura e assistenza dei familiari anziani. Su quest'ultimo fronte abbiamo potenziato i nostri servizi di ricerca di personale e di strutture specializzate con soluzioni legate all'orientamento e al disbrigo della burocrazia. Sfido chiunque a capire, se non lo ha mai fatto prima, come si presenta una richiesta di invalidità o di assistenza domiciliare integrata. E Assolutamente. anche un aiuto dal punto di vista del supporto psicologico, che è sicuramente un elemento essenziale per chi deve accudire un anziano. Certo, Non ci assolutamente. dimentichiamo neanche dei giovani, per i quali stiamo collaborando insieme a una società partner che si chiama Close2You, ad un progetto di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, basato anche su aule di formazioni per i genitori e su una bacheca di job stage all'estero. Un'ultimissima chicca, sempre in collaborazione con Close2You, riguarda la promozione di un nuovo progetto di shop sitter, ovvero un'assistente a chiamata a disposizione dei titolari e dei commessi dei negozi del centro di Milano per il disbrigo di piccole commissioni, pratiche burocratiche o altre esigenze. Bellissimo. Senti, se tu dovessi lanciare un messaggio nel e per il futuro. Beh, giustamente siamo in clima di auguri e quindi da parte nostra, di Eudaimon, la speranza è che sempre più aziende decidano di investire in welfare e quindi sempre più dipendenti mamme possano fruire di queste opportunità. E a questo proposito, ecco, chiuderei citandovi lo studio di un economista israeliano che Sì. suggerisce una piccola rivoluzione al femminile per l'impresa, che lui denomina Motek. Motek è un vocabolo che in lingua ebraica significa dolcezza e fonde due parole che a noi sono ben note. Da un lato tech, ovviamente tecnologia in senso allargato, e dall'altro motherly, ovvero maternamente, volendo appunto indicare uno stile di comportamento tipicamente femminile anche per le aziende. Quindi, se giochiamo un po' con le parole, possiamo augurarci che il futuro delle nostre imprese dipenda dalla loro
capacità di essere MoTeC, ovvero di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, così come le molte virtù nel fare impresa al femminile. Le conosciamo bene: la capacità di delegare, di giocare di squadra, di gestire il multitasking e anche di occuparsi dei bisogni personali e sociali dei consumatori e dei colleghi, migliorando quindi la loro vita quotidiana e il loro benessere sul posto di lavoro. È bellissima questa cosa, grazie mille Daniela, davvero. Grazie a voi. Mamma in Radio, buono a sapersi.
Mamma in radio, buono a sapersi. Buongiorno a tutte, siamo nella rubrica Buono a sapersi, la rubrica delle cose burocratiche, pratiche e utili, e oggi abbiamo la dottoressa Federica Cauzzi di Trea Italia in collegamento Skype. Ciao Federica. Ciao Elena. Come stai, tutto bene? Tutto bene, grazie, sì. Bene, senti, cosa fai in Trea Italia? Qual è il tuo ruolo ufficiale? Allora, io nell'ambito della direzione dell'ufficio del personale, quindi di HR di Trea Italia, mi occupo dei servizi ai dipendenti. Sì, bellissimo. Senti, so che sei anche mamma. Come riesci a gestire questo ruolo con il tuo impegno in Trea Italia? Ma guarda, in realtà la vivo molto serenamente, anche perché devo dire che l'azienda per cui lavoro, Trea Italia, è molto attenta ai bisogni dei propri dipendenti. Tanto è vero che c'è stata anche riconosciuta una menzione speciale per il programma Tre per Noi, che è il welfare per i nostri dipendenti, all'interno del premio Famiglia Lavoro, quello organizzato dalla Regione Lombardia, da Altis e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Bellissimo. Bene. Questo programma in realtà aiuta un po' tutti i dipendenti e soprattutto noi donne e mamme a gestire un po' la quotidianità, togliendoci molte incombenze che abbiamo ogni giorno. Senti, sappiamo che Trea Italia ha un'attenzione particolare per le dipendenti mamme. Come viene sostenuta la maternità sia dal punto di vista contrattuale che dell'organizzazione del lavoro? Sì, in realtà noi iniziamo già dalla gravidanza. Ah. Quindi ogni dipendente al quarto mese di gravidanza ha diritto all'interno dei parcheggi delle nostre sedi a un posto auto, perché chiaramente dal quarto mese in poi le dipendenti hanno bisogno, insomma, di avere questa agevolazione per non dover fare magari chilometri con PC, borse di lavoro e via dicendo. Quindi iniziamo, diciamo, dalla gravidanza a curare l'aspetto. Bellissimo. Per di più è stato fatto anche un accordo mamme all'interno, sì, di Trea Italia, nel quale abbiamo, diciamo, dato un ulteriore periodo di aspettativa fino al primo anno, diciamo, del proprio figlio. Quindi oltre al congedo parentale abbiamo deciso di dare una retribuzione con un importo di circa il 30% della normale retribuzione, che è a carico dell'azienda. Quindi oltre alla facoltativa normale, che mi sembra essere di 6 mesi, giusto? Esattamente, noi in realtà arriviamo fino al compimento del primo anno del figlio. Inoltre le neomamme lavoratrici nei call center hanno anche fino al terzo anno di vita del bambino una turnistica privilegiata. Sì. Quindi lavorano solo dal lunedì al venerdì, sì, e solo dalle 9 alle 21. Ah, quindi caspita. Non fanno altri tipi di turni. Così facendo i weekend possono rimanere insieme alla famiglia. Assolutamente. Lì, sì. Per di più abbiamo dei permessi che sono retribuiti per la malattia del bambino, che sappiamo che nei primi anni di vita è quotidiana quasi. E sì, abbiamo anche dei permessi per gli inserimenti all'asilo nido e alla scuola materna. Che vuol dire che abbiamo delle ore retribuite dove noi possiamo inserire il nostro figlio nelle strutture che abbiamo scelto per l'asilo nido e la materna. Bellissimo, senza quindi perdere assolutamente ore di lavoro o comunque retribuzione di ore di lavoro che servono per l'inserimento, giusto? Esatto, e la malattia bambino la portiamo fino agli 8 anni. Davvero? La malattia bambina la portate fino a 8 anni? Fantastico. La malattia bambina, quindi sono 5 giorni retribuiti all'anno fino all'ottavo anno del bambino. Bellissimo. Senti, so anche di agevolazioni molto pratiche di vita quotidiana, tipo lavanderia. Allora, guarda, vorrei in realtà chiudere un attimo l'argomento, sì, di cui stavamo parlando prima di rispondere alla tua domanda. Sì. Che è una cosa innovativa che abbiamo fatto quest'anno e che si chiama Paghetta 3, che è un premio che viene dato ai figli più meritevoli di dipendenti che frequentano le scuole medie e le scuole superiori. Sì. Sono 100 euro al mese per 8 mesi per le scuole medie e 150 euro per le scuole superiori, sempre mensili per 8 mesi. Ma quindi stai parlando di soldi veri? Soldi che noi diamo in busta paga,
che sono in realtà da utilizzare per i figli. Ma perdonami, ma a questo punto come si fa a capire se è meritevole o non meritevole? Allora, c'è una commissione, vengono inviate le pagelle dei figli, in base alle pagelle devono avere chiaramente una media che va sopra il 7 per le superiori e sopra l'8 per le scuole medie. Una volta ricevute tutte le pagelle, viene fatta una classifica proprio a livello di media matematica dei voti e Ah, fantastico, vincono bellissimo. i primi tre figli per ogni classe, quindi tre figli per la prima media, tre figli per la seconda, tre figli per la terza media e via dicendo fino ad arrivare alla quinta superiore. Ma che bello, bellissimo. A questo punto andiamo su lavanderia, posti rosa e spesa, che sono veramente curiosa. Ecco, i posti rosa sono quelli che ti dicevo prima, che noi partiamo a curare le donne già dalla gravidanza e quindi hanno il loro posto rosa, parcheggio riservato già dal quarto mese di gravidanza. Abbiamo un Bellissimo. servizio di lavanderia interno alla sede, Ah. quindi io arrivo col mio sacchettino delle camicie di mio marito da lavare, le lascio in lavanderia e le ritiro 2 giorni dopo lavate e stirate. Bellissimo. Abbiamo anche la possibilità di avere la consegna pagata dall'azienda di spesa a domicilio una volta ogni 15 giorni. Ah, Quindi io faccio la bellissimo. mia spesa normalmente come la dovrei fare per andare al supermercato, mi viene portata a casa e la consegna mi viene offerta dalla mia azienda, da Trenitalia. L'altro accesso facilitato che abbiamo è quello di avere anche un colfo babysitter su chiamata, on demand, si usava dire ultimamente. E quindi se io ho bisogno di una babysitter ho la possibilità di avere tramite una convenzione aziendale delle persone referenziate che vengono e possono accudire mio figlio, ecco. Che bello! Senti, so che esiste un programma speciale di servizi alle persone più ampio perché è rivolto a tutti i dipendenti di Trenitalia, vero? Ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Esatto, il programma per il quale c'è stata data la menzione speciale del premio Esatto. Famiglia Lavoro è un programma dedicato a tutti i dipendenti che cerca di coprire sia l'ambito lavorativo che l'ambito privato. Diciamo che lo suddividiamo in 3 aree, che sono la salute, il disbrigo pratiche e il tempo libero. La salute perché Trenitalia offre praticamente a tutti i dipendenti la possibilità di aderire ad una polizza sulla vita con una copertura assicurativa per spese mediche, il cui costo viene pagato al 90% da Trenitalia. Quindi io Aspetta. dipendente pago il 10%, Trenitalia mi paga il 90% e all'interno di questa polizza io posso anche allargare la copertura ai miei familiari. Quindi Caspita. posso inserire mio marito e mio Certo. figlio nel E mio pago caso. sempre il Pago 10%. sempre il 10%. E il Fantastico. 90% viene pagato da 3. La possibilità di fare un check-up medico annuale che viene pattuito ad un prezzo agevolato, viene rateizzato poi da Trenitalia in busta paga. Caspita, bellissima Quindi anche io questa. faccio un check-up, ho una corsia preferenziale, ho un prezzo agevolato e ho la rata, il costo diciamo rateizzato in busta paga. Bellissimo. Abbiamo aperto quest'anno in realtà un servizio di sportello anziani, perché? Perché in realtà noi mamme, oltre che ai figli, spesso abbiamo da gestire anche magari genitori di una certa età o suoceri di una certa età. Quindi questo sportello ci aiuta a gestire l'autonosufficienza nell'immediato. Caspita, Ci cioè. aiuta a trovare badante piuttosto che le RSA, quindi le case di riposo Sì. o comunque una situazione immediata dove magari sai, ti capita e non sai come gestirla. Cioè questo sportello che ti organizza la vita praticamente. Bellissimo, fantastico. Senti, tra queste iniziative che ci hai raccontate, quali risultano più utilizzate e gradite ai vostri dipendenti e alle donne in particolare? Quella in assoluto più apprezzata di tutte è il servizio di concierge, ovvero noi abbiamo il maggiordomo in ufficio. Cioè. Abbiamo una persona che viene 2 volte alla settimana
E fa per me tutte le code praticamente di sportello postale, quindi gli do i bollettini da pagare, le raccomandate, va a farmi dei certificati, va a farmi delle commissioni, ritira gli esami medici per me e me li porta la giornata successiva in cui c'è lo sportello, quindi di solito noi abbiamo il lunedì e il giovedì. Questo capisci che abbiamo fatto un calcolo, in 9 mesi regala, tra virgolette, una giornata di tempo ai dipendenti che altrimenti avrebbero dovuto comunque prendersela per affrontare tutte queste pratiche amministrative. Assolutamente, e poi una giornata di tempo vuol dire una giornata in più per stare con la propria famiglia, veramente Esattamente, bellissimo. Senti, avete in programma nuove iniziative e servizi per il futuro? quello che stiamo, diciamo, su cui ci stiamo incentrando quest'anno è quello di cercare di organizzare dei campus estivi che possano essere sia locali, quindi campus cittadini, che quelli climatici, quindi o al mare o in montagna, cercando di Bello. contribuire in parte anche alla retta. È il nostro obiettivo di quest'anno, speriamo di riuscire a farlo, e sarebbe sicuramente un aiuto concreto per chi come noi lavora, e però ahimè le scuole E finiscono a certo, giugno e certo. quindi diventa poi complicato il gestire il figlio a casa. Certo, assolutamente. Bellissimo, senti, assolutamente. Non so cosa dirvi, mi avete completamente stupito. Grazie, No, davvero, grazie mille. davvero, complimenti. Senti Federica, grazie mille per essere stata qua ai microfoni di mammiradio.it. Io ringrazio anche Tre Italia per tutte queste bellissime iniziative che fate per i dipendenti che sono anche mamme, soprattutto per le donne. E spero di avervi qua, ancora qua, presto ai nostri microfoni. Dai, volentieri, volentieri. Grazie a voi e un ciao a tutti. Grazie mille, ciao Federica. Grazie, Ciao, ciao. ciao. Mamma Radio. Buono a sapersi.
Mamme Radio, buono a sapersi. Buongiorno a tutte, siamo qua nella rubrica delle cose burocratiche, pratiche e utili, il buono a sapersi di Mamme Radio, e abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Manuela Colletti di Edison. Ciao Manuela, come stai? Buongiorno a tutti, io bene, grazie. Bene, senti, ci racconti per favore il tuo ruolo in Eudaimon rispetto al cliente Edison? Certo, volentieri, io sono in Edison ormai da quasi 5 anni. Sì? Il mio ruolo è inserito all'interno del customer care, mi occupo e sono a disposizione dei dipendenti Edison tutti i giorni, sia con un ruolo informativo che come tramite tra il dipendente e i nostri partner, che sono poi quelli a cui ci appoggiamo per poter erogare i servizi che i dipendenti Edison hanno a loro disposizione, che sono veramente, veramente numerevoli. Benissimo. Senti, in che cosa consiste il progetto People Care Edison per te che Eudaimon gestisce per Edison e quali sono i principali servizi in cui possono beneficiare i lavoratori? Il servizio di People Care consiste nel dare supporto a tutti i dipendenti per aiutarli a conciliare nel miglior modo possibile la loro vita lavorativa con quella privata. Le principali aree sono quattro, diciamo. I nostri servizi si suddividono in queste quattro aree, che sono il benessere, il tempo libero, la famiglia e il risparmio. È un'area molto particolare all'interno della quale si inseriscono numerose convenzioni per sconti su acquisti vari, piuttosto che su vacanze, viaggi, biglietti teatro, eccetera. Sì, molto, è molto interessante. Poi c'è l'area famiglia dedicata quindi maggiormente ai bambini e quindi ai dipendenti che hanno figli. E poi c'è l'area benessere che invece è dedicata un po' a tutti e quindi riesce a soddisfare il maggior numero di utenti che all'interno ha vari servizi, tra i quali le campagne mediche che attiviamo periodicamente, oppure le convenzioni con i centri benessere e le palestre, anche questo molto richiesto. Bello, certo, assolutamente, immagino che sia ricercato. Senti, visto che oggi parliamo di aziende che sostengono le donne, quali ritieni che siano le iniziative più gradite tra le donne più o meno giovani di Edison? Guarda, sicuramente l'area della famiglia, appunto, di cui ti ho accennato prima, è una delle più richieste ovviamente dalle donne, perché aiuta, da un aiuto veramente consistente. È importante alle famiglie che hanno bambini, specialmente in alcuni periodi dell'anno che sono magari quelli un po' più delicati, tipo quando finiscono le scuole da giugno a luglio, che attiviamo il campus per bambini, per cui le famiglie hanno, diciamo, un supporto anche nella gestione dei bimbi, che certo. Spesso non si sa a chi lasciare. Le babysitter costano, quindi questo sicuramente è un servizio molto gradito, campus per bambini, e poi anche sicuramente il servizio di babysitting, perché Edison fornisce e offre alle donne, alle mamme e papà di Edison un tot di ore totalmente gratuite di servizio di babysitter, per cui venendo da noi i dipendenti ne fanno richiesta e possono usufruire di questo servizio in maniera totalmente gratuita. Beh, questo servizio secondo me lo vorrebbero tutti i genitori. Quindi sicuramente le donne che forse sono anche un po' più attente, no? alla certo. gestione dei figli, solitamente alla gestione della famiglia in generale, sicuramente gradiscono molto i servizi che rientrano in quest'area, e poi sicuramente anche quelli dell'area benessere, perché dell'area, scusami? Dell'area benessere, perché certo. Sicuramente la prevenzione è molto importante, e poi anche la cura del proprio fisico e il potersi dedicare magari un paio di ore a settimana per andare in palestra e dedicarsi a se stessi, sicuramente anche questo è molto, molto gradito.
Benissimo, senti, secondo la tua esperienza diretta, perché sei sempre a stretto contatto con i clienti, in che direzione pensi che si siano evolute in questi anni le esigenze delle persone rispetto al welfare fatto da Edison? Guarda, in questo senso non credo che ci sia stata una vera e propria evoluzione, perché le aree veramente importanti, i servizi veramente importanti, più o meno, quelli quindi anche più graditi, più o meno penso siano sempre stati appunto quelli dedicati alla famiglia e quelli dedicati al benessere. Sicuramente noi siamo partiti offrendo alcuni servizi e siamo arrivati ad oggi ad avere quasi il doppio dei servizi rispetto a quelli che proponevamo all'inizio, ma è un arricchimento, sì, sicuramente sono tutti molto graditi, ma è un arricchimento in più a quelli di base che Ok. sono sempre stati sin dall'inizio quelli più richiesti, e quindi sempre ritorniamo sempre alla famiglia, al benessere, alle campagne di prevenzione, ai campus per bambini, ai servizi di babysitter, Certo. ma anche un occhio particolare, un'attenzione particolare con i tempi che corrono, è stato dato anche all'area del risparmio, e cioè a tutti quei servizi che consentono anche di risparmiare qualcosa. Ad esempio, Edison offre anche delle agevolazioni sui mezzi di trasporto, per cui consente al dipendente di potersi abbonare ai mezzi pubblici, treni, metropolitane, ad un prezzo molto agevolato. Ah, Per cui bellissimo, non ho... anche questo, certo. Esatto, sì, per cui anche a questo adesso viene dato rilievo, perché giustamente dovendo fare comunque l'abbonamento, sì, per motivi privati, sì, per motivi lavorativi, molti dipendenti che lavorano in Edison sono pendolari, per cui utilizzano i mezzi di trasporto, Certo. è sicuramente un vantaggio poterlo fare risparmiando non poco, devo dire, non poco. Certo. Senti, intanto ti ringrazio per questa intervista e spero di ritrovarti qua sui microfoni di Mamme Grazie. Radio. Intanto grazie mille, davvero. Grazie a te, a Grazie. presto. Mamme Radio, buono a sapersi.